Preparati amore, comincia la nostra diretta. Rimettiti al centro, conosco la tempra che hai. I love you. Radio Amore. Indovina chi viene in radio. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano, buongiorno anche a Sandro Fucito, presidente del Consiglio Comunale di Napoli. Ciao Sandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Solito appuntamento, e parliamo un attimino delle cose che sono avvenute durante la settimana e quello che avverrà nei prossimi giorni, in effetti. E la cosa, diciamo, vi sono diversi argomenti. Allora parliamo di un argomento di natura generale, in effetti, perché noi non è che stiamo sempre sull'occhio sul locale, però quando poi ci sono eventi di guerra si possono poi riflettere e riverberare in tutte le realtà, perché voglio dire, qui si parla a suon di bombe, Sandra. Scenari molto preoccupanti. Veniamo da 20-25 anni, no? Dove un giorno c'erano le fosse comuni di Milosevic, un altro laboratori chimici di Saddam Hussein, un altro il Mullah Omar dell'Afghanistan, tutte cose che poi in verità storicamente non si sono mai rilevate veritiere al 100%. Adesso abbiamo l'attacco chimico di Assad, tutto da dimostrare, e a fronte di questo però abbiamo avuto attacchi veri anche degli Stati Uniti. È imbarazzante vedere il governo italiano che dica ad un crimine è la risposta ad una illegalità, cioè un'altra illegalità molto grave, molto, come dire, sanguinosa, che ripristinerebbe un quadro di diritto internazionale. Roba da brividi, così come scenari inquietanti verso la Corea del Nord, verso il desiderio di sedare la situazione a suon di bombe, mentre i paesi sono tutti armati adeguatamente. Questo è uno scenario che ci consegna grande angoscia. C'è da preoccuparsi effettivamente, che poi la gente possa mettere il senno in questo stato di cose è veramente utopistico, perché qui praticamente pare che non si rendono conto che la terra, insomma, è un contenitore entro il quale ci siamo tutti, e che nel momento in cui si scatenano e si alza il tiro qui, insomma, si rischia veramente una catastrofe generale, insomma. Ha sempre la pretesa di impartire l'ordine mondiale, la pretesa di detenere le ragioni della giustizia e del diritto internazionale, la pretesa di intervenire a distanza. Sono situazioni gravi. L'ISIS è una cosa seria, ma ho la sensazione che i paesi che dicono di contrastarlo di fatto lo favoriscono. Basti pensare alla Turchia, che per contrastare l'ISIS preferiva bombardare i curdi, basti pensare a queste ambiguità della Siria, basti pensare che quei paesi che lo hanno combattuto davvero sono stati lasciati soli. Il caso ad esempio dell'Algeria, un paese amico non allineato che ha provveduto con una propria battaglia lunga a debellare la forza terroristica interna. Grande ingiustizia e grande ipocrisia di Stato, insomma. Ed è così. Ma veniamo un poco ai fatti di casa nostra adesso. E allora, diciamo che il pignoramento CR8, diciamo quei debiti che risalgono al terremoto, no? Se non ricordo male, con il pignoramento pare che sia stato ridotto nella sua entità, per cui insomma si respira, diciamo, non perché abbiamo recuperato, ma perché pagheremo di meno, insomma. No, si è allentata la morsa, nel senso che da 90 scende a 70, a 20, 17 se non erro milioni l'entità del pignoramento, un'azione meritoria dell'amministrazione che ha concordato con i creditori questa riduzione immediata del danno. Viene da sé che questo serve per avere un tempo nel quale il governo decidesse se con un decreto, una transazione col creditore, un intervento attivo si faccia carico di quelli che sono esattamente i suoi compiti, perché noi siamo napoletani e sappiamo benissimo che è stata una lunga gestione commissariale, tra l'altro a tratti disastrosa, nella quale
non si capisce come il prezzo possa poi dopo ricadere su un'amministrazione comunale 20-30 anni dopo. Mi hai letto un poco nel pensiero, c'è la domanda che sorge spontanea a una persona di strada o nel bar, se sono stati fatti dei danni, diciamo, perché poi chi li hanno provocati non debbano pagare loro ma paga la collettività, insomma. Perché, come dire, il nostro diritto è sbilanciato, probabilmente sbilanciato dalla parte delle imprese, probabilmente un'azione commissariale non doveva tener conto di partite, come dire, procedute in modo accidentato, non chiaro, non definito, come in tanti casi avveniva in quegli anni. Ci furono anche, voglio dire, il comune è anche passato per commissione di liquidazione nell'anno 93, c'è stata un'attività di conclusione del commissariato. Come sia possibile che scampoli da 100 milioni di euro arrivino poi dopo sul comune, onestamente occorrerebbe chiederlo a chi c'è stato in quegli anni. Quello che possiamo convenire razionalmente è che nulla c'entra il bilancio di un comune che già di per sé patisce tagli, minori trasferimenti, sofferenze, norme che non consentono la spesa della città metropolitana, difficoltà dei cittadini a corrispondere i tributi, le tasse, a pagare, quindi difficoltà anche di liquidità. Questo veramente è surreale, e il governo, insomma, si concentri su queste priorità perché riguardano la vita delle persone. Sandro, il 20 e il 21 ci saranno due appunto assise comunali nelle quali praticamente si discuterà di urbanistica e di bilancio. Certo, abbiamo un provvedimento sulla possibilità di effettuare il frazionamento delle unità immobiliari nel centro storico, un provvedimento importante, spero che rechi anche quei bilanciamenti, come dire, di socialità, di diritti, quando un proprietario può divenire proprietario di più unità immobiliari, quindi che non sia un provvedimento che si traduce in uno spostamento verso la rendita, ma significhi implementazione di opportunità, da un lato. Dall'altro, appunto, abbiamo da affrontare il bilancio. Il prefetto ha provveduto anche ad una diffida, in verità l'11 di aprile, se non erro, qualche giorno fa, ieri, l'altro ieri, pochi giorni fa, e siamo comunque nell'iter, era già tutto programmato, quindi mi auguro che il 20 e il 21 l'Aula possa licenziare questo provvedimento per poi dedicarsi ai recuperi contabili che sono assolutamente necessari nel corso dell'anno per evitare, come dire, una manovra di forte impatto sociale. Quello che c'è di positivo è che sembra che nel documento siano stati salvaguardati i fondi per il welfare, no? Quindi, sebbene in una situazione di grande difficoltà, il mettere al primo posto i bisogni, i servizi ai cittadini, la condizione dei più deboli. E questa è una cosa importantissima. Una domanda che ti volevo fare è una mia curiosità. Tante sono ormai le saracinesche abbassate in molti luoghi, specialmente centrali della città. Il fenomeno è, praticamente deriva da un elemento di fatto, cioè praticamente l'attività, diciamo, commerciale in molti casi diminuisce, nello stesso tempo i fitti aumentano anche a dismisura. Il caso di alcune aziende, ricorderei recentemente le librerie al Vomero ed altre, insomma, ma adesso anche Bellavia minaccia la chiusura. Insomma, voglio dire, il comune, l'amministrazione, che cosa può fare in questo senso per cercare di contemperare le esigenze di coloro che hanno la proprietà e le aziende che magari da decenni, se non da cinquantenni, stanno portando avanti le attività anche in maniera prestigiosa? Il comune può, come dire, privilegiare queste attività storiche con i propri locali, quindi contemperare il mercato immettendo un'offerta di locali pubblici, sui quali si è avviato un lavoro. Io da assessore censio 85 circa locali da mettere a bando. Lo può fare nelle strettoie degli obblighi di dismettere questi stessi immobili, quindi è una situazione un po' complessa, tuttavia qualcosina la si può realizzare offrendo locali pubblici a prezzi giusti, calmierati, non bassi. Altra cosa è che viviamo in un paese nel quale non esiste alcuna regola per, come dire, determinare il valore di un canone.
è tutto demandato al mercato, all'offerta del mercato, che poi l'offerta possa significare riciclatori di denaro sporco, capitali sopraggiunti dall'estero in Italia, attività discutibili, signori che sono, come dire, frequentatori dei tribunali fallimentari, ben venga, insomma, questa è l'Italia, insomma, questo è il nostro paese. È giusto prevedere un canone di fitto per bar nei quali, se noi mettiamo in fila dalla mattina alla sera le persone a ordinare il caffè, non riusciamo a contemplare praticamente il canone di fitto mensile. È un'altra follia del nostro paese, quindi sono lunghissimi anni che chiediamo un moderno, rinnovato equo canone per legge obbligatorio che valga tanto per le case quanto per le attività commerciali. Se fin quando questo non ci sarà, il libero mercato significa chiusura delle attività storiche, grande crisi delle attività artigianali, più banche, più patatine fritte, più panini di circostanza, ginserie e basta, insomma, questa è l'idea di società. È uno scenario molto triste, Sandro, molto triste qua. Sì, qualche sportello finanziario in più e telefonini, dimenticavo, ma insomma questa insomma, però poi la cosa triste e agenzie per scommesse non ne parliamo, fioriscono proprio come i funghi, meno come male che i compratori hanno chiuso, perché in effetti ormai chi teneva da vendere l'ha già venduto. E si è consentito, come dire, al privato e non al pubblico di conseguire grandi fortune. Purtroppo sì. Beh, il rammarico è che le aziende che hanno un certo prestigio non è che chiudono qua e vanno a lavorare altrove, quindi è anche una perdita, diciamo, secca di una qualità che noi esprimiamo come città. Questa è la cosa triste, insomma. Da assessore ho curato la Galleria Principe di Napoli, che mi auguro che tra poco potranno tutti inaugurare, con un bando che andava proprio in questa direzione, cioè le 23 opportunità riservate lì nella galleria sono state a quei marchi che avevano avuto sfratto altrove, a quelle nuove imprese che andavano nascendo e a coloro che avrebbero creato opportunità di lavoro. Questa è stata la filosofia per la quale il valore di un metro quadro dentro la galleria, nella condizione data, perché bisognerà disciplinare l'obbligo della gestione di condominio, bisognerà gestire gli spazi comuni, bisognerà ospitare e prevedere gli eventi che non sono di nessuno dei singoli operatori, ma saranno della città nel suo complesso. Però per queste motivazioni il canone è circa la metà del canone di mercato. Sandro, prima di andare in pubblicità, un'altra domanda, una curiosità. Mi pare di aver appreso qualche tempo fa che si è sbloccata finalmente quella questione annosa, secondo me, del porticato di San Francesco di Paola. Anche lì dovrebbero andare, diciamo, comunque botteghe artigiane o comunque di prodotti tipici. Certo, solo che la proprietà è del FEC, del Fondo Enti di Culto di Santa Romana Chiesa, che non so se in che misura vorrà, come dire, prevedere canoni sostenibili per nuove imprese, per operazioni che non siano, come dire, esclusive o di elite. Il comune, io credo, legate proprio al turismo, ha un ruolo di affiancamento. Se posso approfittare, attenzione che lì nel spazio sottostante Piazza Plebiscito vi è anche una cavità storica millenaria di grandissimo interesse archeologico ed artistico. Quella è del Demanio, il cosiddetto ipogeo di Piazza del Plebiscito, ma che a sua volta si collega all'interno con la galleria della quale siamo diventati proprietari, la Galleria Borbonica, che a sua volta si collega con il Garage Morelli e quindi con Via Chiatamone. Entrambi a loro volta sembrano collegate al tornante borbonico che parte dal Cavone, oggi c'è un garage, e che credo prosegua sino a Piazza Plebiscito. Quindi c'è, da quel punto potrebbe essere il punto strategico per rinvenire e visitare la città millenaria, della quale, questa è la notizia, il Comune di Napoli è proprietario, perché dal novembre 2015 e poi con le trascrizioni nei mesi successivi è il comune oggi il proprietario abilitato a contrattualizzare, a definire l'utilizzo di tutti questi beni nel sottosuolo. Indovina chi viene in radio.
Benissimo, rieccoci di nuovo qui in linea. Sandro, stiamo toccando un bel po' di argomenti che credo siano di estremo interesse per chi ci ascolta, in effetti. E quello che tu dicevi prima di essere andato in pubblicità è estremamente interessante, perché si aprono nuovi scenari anche per una proposta di una città sempre più vocata al turismo. Al turismo, ma alla programmazione pubblica sensata. Io mi sono molto battuto per il sottosuolo, non nascondo di aver incontrato molti ostacoli. Perché ci sono anche elementi di lucro, insomma. Di chi riteneva che queste cavità fossero, come dire, fonte di rischio, di pericolo, eccetera, eccetera. Io penso che noi non sapremo mai nella città nella quale abbiamo vissuto, lo apprenderemo ancora in corso d'opera, perché mi sembravano le regole della banale obbligo del pubblico amministratore. Immaginiamo, noi abbiamo edificato decine e decine di parcheggi, trivellando il suolo, pareri contrari delle fognature. Tra l'altro, insomma, c'è una protesta. Ieri, giovedì, c'è stata un'assemblea importantissima in Piazza degli Artisti, avversa ai garage sotterranei, alla quale abbiamo partecipato. Decine e decine praticamente di parcheggi, milioni di euro pubblici, invivibilità per le persone. Rischio sicurezza molto, molto serio, un'idea del sottosuolo finalizzato alla rendita, perché chi ha i soldi prende un posto auto, chi non ce l'ha non si capisce che fa, insomma. Il tutto senza aumentare le disponibilità di posti auto, perché sono state donazioni vere e proprie che hanno incentivato in determinati nuclei familiari o l'acquisto dell'auto nuova, che non dovrebbe essere un problema collettivo, insomma, dobbiamo difendere il diritto alla mobilità delle persone, non il diritto a preservarsi l'auto nuova, dobbiamo difendere che l'anziano prenda l'autobus, che il cittadino vada al lavoro, che tutto avvenga, che ci sia una mobilità sicuramente decente, insomma. Senza inquinare, con scarsa molestia ambientale e con tempi di vita sostenibili. Invece si è trasferito in questo. Dico questo perché se noi 40 anni fa avessimo avuto contezza del nostro sottosuolo, immaginate quanti parcheggi si potevano non fare semplicemente perché già c'erano. Se avessimo avuto la guida di questi beni, non avremmo visto le multinazionali comprarsi e rivendersi il Metropolitan Multisala. Semplice motivo che quello era possibile fosse del Comune di Napoli, in ogni caso era dello Stato, oggi è del Comune di Napoli. Immaginate gli itinerari turistici, la conoscenza, se noi nel reticolo tra l'Augusteo, il Porto, Piazza Plebiscito, abbiamo la città, quella storica, quella dei grandi eventi, quella della grande cultura, dei grandi appuntamenti, ma sotto ne abbiamo un'altra che è incredibilmente disponibile. Immaginiamo come Napoli poteva, come dire, diventare ancora più bella e ancora più foriera di opportunità se la consapevolezza di questo sottosuolo ci fosse sempre stata. Parliamo del turismo, siamo sotto Pasqua, praticamente mi pare che le previsioni siano, come nel trend degli ultimi tempi, estremamente positive. Beh, chiaro, io, come dire, mi capita di un po' di girare le altre città, no? Anche un po' per la politica, eccetera, eccetera, ma mettiamoci anche nei panni di un visitatore straniero. Dove potrebbe andare un visitatore straniero oggi se vuole soddisfare un interesse di conoscenza, un interesse culturale, un interesse paesaggistico, un interesse di pluralità di luoghi, spendere il giusto, incontrare anche nuove offerte turistiche di grande livello, essere accompagnato in una programmazione di eventi? Napoli è la città in questo senso, almeno a livello europeo, credo più invidiata e ambita in questo momento, per cui è tranquillamente pacifico che vi saranno, come dire, picchi importantissimi. Va anche detto che non è semplice avere una buona stanza singola in un bed and breakfast tra 40 e 50 euro con tutti i comforts oggi, e va anche detto che tutti noi abbiamo l'obbligo di interrogarci se questa legge funziona, se ci sono sacche di evasione fiscale importante, se come dire, questo flusso importante di persone stia generando o meno l'occupazione, ma quella buona, quella duratura, che mette in condizione i nostri giovani di programmare un futuro e di avere una piena dignità sociale. Io credo che la partita sia qui adesso. E quindi si gioca sotto questa direzione.
ha fatto clamore, insomma, servizi anche sulle reti nazionali, il DASPO per i parcheggiatori abusivi. Sì, noi, come dire, abbiamo, come dire, la cultura della follia a soluzione delle criticità. Come ad un cittadino, un genitore con i bambini, gli vietiamo di andare a vedere il Napoli, come dire, a Torino, a San Siro. Magari uno una volta avrebbe potuto pensare che al figlio al compleanno gli regalava la partita fuori casa, oppure si premoniva con un treno, andava a trovare i parenti che vivono al nord, no? Cioè cose assolutamente normali, certo, in un contesto, e non si può fare. Allo stesso modo, pur ritenendo, come dire, la gabella sul parcheggio abusivo una cosa assolutamente odiosa, viene da pensare che sia singolare che si provveda, che lontano dalla vista, lontano dal cuore sia, come dire, un principio giuridico. Veramente non lo capisco, non so a cosa serva. Ma in effetti, voglio dire, questa folla di parcheggiatori abusivi, che poi, voglio dire, tutto sommato sono stati tutelati anche da un punto di vista canzonettistico da Sergio Bruni, insomma, considerati praticamente degli inoccupati, però in taluni casi diciamo che la pratica diventa odiosa laddove non si parla, ecco, di un'offerta a piacere, ma di veri e propri, praticamente, vere e proprie tariffe, insomma, a volte anche piuttosto, cioè, esose. I problemi ci sono, ma questi sono alla portata di tutti, e andrebbe modificata la norma sul parcheggio abusivo, perché la norma a sua volta non consente all'autorità giudiziaria di procedere al trattenimento dopo l'arresto, di elevare delle sanzioni significative. Noi abbiamo la stessa norma che Berlusconi fece, forse per avere amicizia e simpatia con la categoria, la dico così. Quindi solo il sequestro di quello che ha in tasca è un mero reato amministrativo. Passiamo da questo al soggiorno fuori dal comune. In mezzo non c'è nulla. E ci potrebbe semplicemente essere, voglio dire, la condanna penale, per carità, non di chissà quale entità, ma un'affermazione penale, che è il principio dell'illecito che si sta commettendo, il presidio nelle aree nevralgiche della città, perché sia il pubblico e non l'avventore a fare il parcheggio, una politica della mobilità e delle tariffe che i cittadini possano sostenere, delle cooperative, la possibilità di far organizzare in cooperative, in spazi abbandonati, negli snodi, negli interscambi, i disoccupati, affinché questa possa essere un'opportunità, la sosta, ma non un'opportunità a deperimento della funzione pubblica, ma a miglioramento. Prendiamo le aree di parcheggio di collegamento sotto le tangenziali, cui nessun privato ha avuto l'interesse, come dire, a fare box da 80.000 euro e nulla si è realizzato. Apriamo quelle. Apriamo, valorizziamo gli snodi nelle vicinanze delle autostrade, apriamole, affidiamole a cooperative di disoccupati, quali che siano, e capiamo se lì, con tariffe sostenibili, anche servizi all'auto, alla sorveglianza, il lavaggio, la messa in cura dell'automobile, come dire, escano dei servizi ai cittadini, minori ingressi del traffico cittadino e delle occupazioni e delle possibilità lecite di occupazione. Ma invece noi, poiché, come dire, abbiamo come elemento culturale la Champions League e la partita di pallone, gli abbiamo dato il DASPO e arrivederci. Senti, ultimissima cosa prima di salutarci. Adesso altre indagini, altri arresti sempre legati alla sanità. Ma insomma, la sanità, per usare un termine diciamo in contrasto, è malata proprio perché non si riesce ad essere onesti all'interno di queste diciamo strutture. Ma credo che ci vogliano riforme molto, molto semplici, che noi peroriamo da anni: centrali uniche per gli acquisti, regole comuni, dire che dietro il diritto di tutti di giocare a fare i manager ci sono insidie enormi. È chiaro che in un paese normale, come dire, vi sono delle procedure uniche, sacramentate, che non lasciano tanto margine di discrezionalità. E quindi è chiaro che pagare un farmaco il doppio perché c'è qualcuno che dice che è meglio, insomma, sembra esponenzialmente in grande il dottor Guido Terzilli, medico della Mutua, che, come dire, si costruisce le operazioni in appendicite improprie e magari la toglie pure dove non è necessario. Ma è il paese che fa acqua. È chiaro che se si crea una situazione così labile,
non può che esserci un esito così degenerato. Bisognerebbe fare le leggi giuste, quelle negli interessi pubblici, ma c'è tanto da fare. Se noi pensiamo che noi abbiamo una rete di 60.000 medici di base, cui tutti si attendono la prescrizione di farmaci, punto. Perché non sono 60.000 presidi ambulatoriali territoriali di grande prevenzione? Non si capisce. Se noi abbiamo le più grandi reti ospedaliere, ma la diagnostica è di fatto consegnata al privato e il pubblico lo remunera, perché questo avviene? Se non vi è la prestazione di una dialisi attraverso il servizio pubblico, ma si ricorre al privato, perché questo avviene? Se praticamente si preferisce dare farmaci da 40 compresse quando ne occorrono 4, perché questo avviene e noi dobbiamo buttare le altre 36 pillole? Se, come dire, in un sistema così integrato si consente a Tizio, Caio e Imbroglio di fare ciascuno la propria brava procedura, e questo si sfocia in corruzione e ruberie, perché il sistema è all'origine mal pensato, l'ottimizzazione dei ricoveri, la spesa farmaceutica, le baronie, il ruolo in prevenzione, c'è ancora tantissimo da fare e ci si aspetterebbe, come dire, un'attenzione su questi temi che non sia demandata solo alla circostanza del caso occasionale o dello scandalo. Mi sembra giusto. Sandro, passiamo agli auguri di Pasqua per i nostri ascoltatori. È una bella opportunità, in verità, in tempi di guerra e in tempi di angoscia, come dire, sperare che i nostri cittadini possano rinvenire, al di là di come la pensino, di quale sia la loro fede religiosa, una occasione di ripartenza, di rigenerazione e di, come dire, serenità, sconfidando che chi li amministra lo fa con grande difficoltà, lo fa con, come dire, in un quadro di grandissime privazioni, ma lo fa fieramente schierato al fianco della sua cittadinanza. Grazie Sandro, ringraziamo Sandro Fucito, presidente del Consiglio Comunale di Napoli. Alla prossima settimana. Ciao, grazie Sandro. A voi, grazie. Ciao. A voi, buona Pasqua. Indovina chi viene in radio.